Indignazione unanime per il trattamento antiscabbia al quale sono stati sottoposti gli immigrati ospiti del CIE a Lampedusa, nudi al freddo per essere spruzzati con un medicinale. Il Consiglio dei Ministri ha nominato Nicola Diomede nuovo prefetto di Agrigento. Presentazione e proiezione del docufilm su Enzo Tortora, appuntamento nell'auditorium dell'Istituto Nicolo Gallo di Agrigento, iniziativa organizzata dall'Università Unicusano. Il sindaco di Agrigento, Marco Zambuto, presenta la nuova stagione del Teatro Luigi Pirandello. Bentrovati al TG98, indignazione unanime per il trattamento antiscabbia al quale sono stati sottoposti gli immigrati ospiti del CIE a Lampedusa, nudi al freddo per essere spruzzati con un medicinale. Le immagini mandate in onda dal TG2 lunedì sera ha mostrato le condizioni in cui avviene il trattamento sanitario per gli immigrati all'interno del centro di prima accoglienza di Lampedusa. Il servizio di apertura del TG98. Una decina di migranti si spoglia mentre fa la fila nel cortile del centro d'accoglienza di Lampedusa. Sono nudi nel freddo di dicembre e sono in fila per essere spruzzati con un composto medicinale attraverso un tubo collegato a una pompa perché affetti da scabbia. Queste immagini che il sindaco dell'isola Giusi Nicolini ha definito da lager sono state trasmesse lunedì sera dal TG2 e in poche ore hanno fatto il giro del web. Non usa mezzi termini il presidente della Camera Laura Boldrini. Il trattamento riservato agli immigrati è indegno d'un paese civile. Quelle immagini non possono lasciarci indifferenti. Il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, assicura che chi ha sbagliato pagherà. Parole che il titolare dell'immigrazione Cécile Kyenge fa sue, aggiungendo che quanto accaduto a Lampedusa è inaccettabile in uno Stato democratico. È disumano far denudare una persona, la rende una non persona. E anche il premier Enrico Letta ha parlato di sanzioni se saranno accertate le responsabilità. La procura di Agrigento si è già mossa. Abbiamo chiesto una relazione, dice il procuratore aggiunto Ignazio Fonzo. Nelle prossime ore decideremo sull'apertura di un'inchiesta. Il ragazzo autore del filmato, un immigrato ospite della struttura da oltre 2 mesi, riferisce che uomini e donne subiscono lo stesso trattamento, stessa umiliazione ogni 3-4 giorni per curare la scabbia, una malattia che molti di noi hanno preso proprio nel centro. Nel centro, che ha 250 posti letto, in questo momento sono presenti circa 500 migranti, in maggioranza eritrei e siriani. Una situazione che a causa dei continui sbarchi è diventata insostenibile, tanto che l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha chiesto al governo italiano soluzioni urgenti per migliorare gli standard. Le modalità, insorge il Comitato 3 ottobre, nato dopo l'ultimo naufragio che ha provocato 366 morti, con cui viene effettuato il trattamento antiscabbia ai migranti, non tiene nessun conto la dignità delle persone. Indignato anche l'arcivescovo di Agrigento Francesco Montenegro, presidente della Commissione Episcopale per le Migrazioni della CEI e presidente di Migrantes. Chiedo che venga fatta chiarezza su quello che i telespettatori hanno potuto vedere. Entro 24 ore, afferma in una nota il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, avremo una relazione dettagliata richiesta dalla prefettura di Agrigento all'ente gestore per comprendere le ragioni di quanto accaduto e assumere le conseguenti decisioni. Tra i 110 uomini dalla nave Cassiopea sud di Lampedusa sul gommone in difficoltà c'era un corpo senza vita. L'imbarcazione era sovraccarica e non aveva dotazioni di sicurezza. I migranti provengono da Ghana, Mali, Togo, Gambia e Pakistan. Dirottato sul luogo un mercantile in transito per concorrere al soccorso, i migranti sono stati trasferiti dalla Cassiopea sulla motovedetta CP940 delle Capitanerie di Porto per il successivo trasporto a Porto Empedocle. Su proposta del ministro dell'Interno Angelino Alfano, il Consiglio dei Ministri ieri sera ha autorizzato il movimento di prefetti e ad Agrigento è stato destinato per svolgere funzioni di prefetto Nicola Diomede.
Ha lavorato per molti anni in provincia e gestito fin dal nascere l'emergenza immigrazione. È stato commissario in diversi comuni sciolti per mafia. Conosce il territorio agrigentino come pochi altri. Si tratta di un ritorno perché era appena il 17 maggio scorso quando l'allora viceprefetto Diomede lasciava Agrigento dopo oltre 20 anni di servizio prestato proprio nella città dei Templi per un nuovo prestigioso incarico. Infatti era stato nominato a capo della segreteria tecnica del ministro dell'Interno Angelino Alfano. La Procura Generale di Roma ha espresso parere favorevole all'affidamento ai servizi sociali dell'ex presidente della regione siciliana Salvatore Cuffaro in carcere per scontare una pena a 7 anni per favoreggiamento aggravato alla mafia. A fare istanza di scarcerazione al Tribunale di Sorveglianza della Capitale sono stati i legali dell'ex presidente della regione. I giudici si sono riservati la decisione. Il procuratore generale Elio Costa ha indicato nell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, che ha sede a Roma, la struttura alla quale Cuffaro dovrebbe essere affidato. La difesa, rappresentata dall'avvocato Maria Brucale, aveva chiesto al Tribunale in via principale di affidare l'ex governatore alla missione Speranza e Carità di Biagio Conte di Palermo, ma per il PG la capitale è la soluzione migliore per evitare contatti col contesto originario. Nella sua relazione Costa ha citato la relazione chiesta al carcere in cui si dà atto a Cuffaro di aver intrapreso un percorso di ravvedimento e di avere tenuto un atteggiamento propositivo e rispettoso della legge. L'ex presidente deve scontare ancora 3 anni di reclusione. Presentazione e proiezione del docufilm su Enzo Tortora. Appuntamento nell'auditorium dell'Istituto Nicolo Gallo di Agrigento, iniziativa organizzata dall'Università Unicusano. Vediamo. Enzo Tortora, una ferita italiana, un docufilm che ripercorre la vita giudiziaria di Enzo Tortora. Ecco quanto è importante che i ragazzi conoscano questa storia. Abbiamo ritenuto opportuno, dopo aver visto che il film su Enzo Tortora è stato rifiutato dal Festival del Cinema di Roma, proiettarlo nelle scuole di Agrigento in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Unicusano, perché riteniamo che la ferita di Enzo Tortora è ancora aperta, una ferita aperta per la mancata riforma della giustizia e per una classe politica che dopo 30 anni non è ancora riuscita a risolvere il problema della custodia cautelare, il problema delle carceri, il problema del sovraffollamento, una ferita che rimane profonda. Molti giovani non conoscono Enzo Tortora né la storia che ha rappresentato. Enzo Tortora era un grandissimo presentatore italiano, produttore, giornalista, che è stato, in virtù di accuse infondate, arrestato e tenuto in carcere per 200 giorni. Questo ne dice lunga su quello che in Italia bisogna fare, una bellissima riforma della giustizia, bellissima perché riguarda tutti noi. La Procura regionale della Corte dei Conti ha disposto altri rinvii a giudizio a carico dell'ex presidente dell'ASI di Agrigento, Stefano Catuara, dell'ex direttore generale Antonino Casesa, dell'ex dirigente Rosario Gibilaro e di altri dipendenti del consorzio ASI di Agrigento per ulteriori danni all'erario. Adesso, come informa un documento stampa diffuso dall'IRSAP, i danni all'erario provocati dalle condotte presunte illecite di ex amministratori e dirigenti dell'ASI Agrigentina, sommando i precedenti rinvii a giudizio disposti alcune settimane addietro dalla Procura della Corte dei Conti, sfiorano quasi i 500.000 euro. I poliziotti della squadra volanti della questura di Agrigento hanno arrestato Michele Vitello, 50 anni, di Favara, residente ad Agrigento, accusato di possesso illegale di una pistola e di munizioni. Vitello è stato all'interno di un chiosco a San Leone e alcuni poliziotti fuori servizio si sono accorti della pistola che si è intravista dalla cintola dei pantaloni. Michele Vitello è stato bloccato e condotto in questura, sequestrato un revolver calibro 357 con matricola brasa e 5 cartucce dello stesso calibro.
a Sciacca un servizio di tutela a cura della Polizia Municipale è stato disposto a favore del sindaco Fabrizio Di Paola. Due disoccupati avrebbero inveito contro Di Paola, aggredendolo verbalmente a causa del mancato inserimento nella graduatoria dei cantieri di servizio che è stata appena redatta dagli uffici competenti. La graduatoria è stata disposta sulla base del reddito e della situazione familiare dei cittadini che hanno presentato l'istanza. Alicata, in un terreno in contrada Gradiglia, ha subito un attentato incendiario un imprenditore agricolo licatese. Ignoti gli hanno incendiato, dopo averli cosparsi di liquido infiammabile, un trattore e un carrello parcheggiati all'interno della proprietà. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della locale compagnia. I danni sono ingenti. Sono tre le persone denunciate a piede libero in mattinata alla Procura della Repubblica di Agrigento dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Cammarata per infrazioni nel settore della tutela ambientale. L'ipotesi di reato avanzata nei confronti delle tre persone di concorso nel trasporto di rifiuti pericolosi senza iscrizione all'albo delle imprese di gestione operanti nello specifico settore. I carabinieri hanno accertato la fattispecie specie delittuosa in località Italcali, territorio di Castel Termini, dove i tre con un autocarro Fiat Iveco Daily erano intenti a trasportare circa 20 quintali di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti in larga parte da materiale ferroso. L'autocarro con tutto il materiale è stato ovviamente posto sotto sequestro e affidato ad un deposito della zona. Adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, ritorniamo subito a tra poco. Seconda parte del nostro telegiornale: Natale e Capodanno in aula per i parlamentari regionali. La conferenza dei capigruppo dell'ARS, presieduta da Giovanni Ardizzone e alla presenza del governatore Rosario Crocetta, ha stabilito che la manovra finanziaria dovrà essere approvata in commissione bilancio entro il 23 dicembre per arrivare in aula giorno 27. Di pari passo ai documenti contabili e finanziari, l'ARS affronterà la norma sulla proroga e la stabilizzazione dei 20.000 precari degli enti locali. Abbiamo imposto al presidente Crocetta di portare in aula la finanziaria per esitarla, nonostante le sue perplessità, dice il capogruppo del PID GS Totò Cordaro. Gli abbiamo spiegato, insieme agli altri capigruppo dell'opposizione, che non solo la Sicilia non può attendere i capricci del governo, che ha trasmesso all'ARS bilancio e legge di stabilità solo il 15 dicembre e contro ogni precedente, ma che soprattutto questo è l'unico modo per garantire la proroga dei precari degli enti locali. La norma va approvata assieme alla legge finanziaria, altrimenti questi lavoratori rischiano di rimanere in mezzo alla strada. Proroga dei commissari straordinari delle province regionali e via libera entro il 20 dicembre in commissione affari istituzionali del DDL sulle città metropolitane e quanto stabilito dalla conferenza dei capigruppo dell'ARS presieduta da Giovanni Ardizzone alla presenza del governatore Rosario Crocetta. L'onorevole Ruggirello demolisce l'immobile abusivo intestato alla propria famiglia. Un vero esempio per tutti. Vediamo. Onorevole, a sfatare ogni dubbio sulla sua maestà e sul suo disegno di legge, lei sta dimostrando che su sua determinazione sta demolendo un immobile a sua famiglia che lei non era neanche corresponsabile perché lo aveva acquistato ingenuamente da un venditore che lo aveva millantato per un immobile che poteva essere venduto. Sì, è proprio così. Quello che ci tengo è che non voglio apparire come colui il quale pensa di dover salvaguardare la casa, come qualcuno ha fatto durante la mia presentazione del disegno di legge. Oggi è un esempio che potevo attendere come tanti altri di mettermi in fila, in coda, quando lo Stato arrivava si vedeva. Voglio essere, diciamo, da esempio perché mi sono stancato e stufato, perché vedo che c'è soltanto che un'organizzazione ben precisa a dover eseguire o dover bloccare coloro i quali hanno portato avanti quel disegno di legge. Siccome mi trovo da solo, solo me è stata data
questa importanza che dopo 34 anni hanno dato un diniego ad una sanatoria, ad un immobile che era attività commerciale, da me non costruito, ma acquistato in quella maniera, dove fino a 2 anni fa nel piano regolatore di Trapani veniva in questo immobile identificato come zona di ufficio in relazione col pubblico turistico. Allora dico, se questo è l'esempio, che ben venga. È chiaro, fa dispiacere e dispiace soprattutto vedere un immobile dove tanti anni qui persone sono venute anche a mangiarsi la pizza e oggi vederlo demolito. Però se serve a portare avanti quel disegno di legge, ma soprattutto affinché le autorità competenti diano una risposta vera, e mi riferisco soprattutto alle autorità dove non hanno fatto eseguire, nei sindaci del passato, dove l'ANCI anche qua è stata inadempiente a volere stare al fianco del cittadino, ma soprattutto al fianco delle autorità, dove un disegno di legge non ha visto partorire quello che erano i giusti meriti, dando una destinazione ben precisa ad immobili che in località turistiche possono essere sicuramente non di civile abitazione, ma sicuramente adempiute a fatti di, per quanto riguarda, diciamo, la costruzione di attività turistiche ricettive o, se vogliamo, anche alla ristorazione nelle zone turistiche. Avvierà un'azione legale nei confronti di quanti per 35 anni non si sono accorti di questo problema? Ma io ho avuto un atto di diniego alla sanatoria, ho avuto un atto di demolizione, ripeto, potevo attendere con le fasi giudiziarie, ne abbiamo fatto una di ricorso alla sanatoria, dopo un anno ancora non hanno dato nessuna risposta, quindi ho chiesto alla mia famiglia, che è proprietaria dell'immobile, di intervenire, nel senso demoliamolo, togliamoci questo peso che possa essere per me ingombrante da un punto di vista, visto che oggi sono un parlamentare regionale. Vedo che in questa azione c'è stata un'azione soltanto di un prelievo di questa pratica dietro un anonimo, e quindi chiedo alla giustizia, chiedo alla procura che intervenga a vigilare sui comuni, su quello che i sindaci del passato, dal 94 a venire qua, dicono al 94, nel momento in cui entra la responsabilità ai signori sindaci, cosa hanno fatto nell'acquisizione di questi beni, e soprattutto chiedo che venga fatta giustizia per chi come me, magari da un punto di vista degli immobili abbattuti dai comuni, io me lo sto abbattendo da me, e si vede tolto di una possibilità di poter dire la sua, ma si vede tolto di una possibilità di un investimento fatto dove per 34 anni le opinioni pubbliche o le amministrazioni o le istituzioni in generale hanno fatto finta di non vedere e di non esistere. Ora, se per i sindaci quello era un gesto impopolare, è giusto che la politica si prenda le proprie responsabilità. L'accoglimento da parte della Commissione Bilancio del subemendamento con il quale si chiede una deroga ai fini della proroga dei rapporti rappresenta un punto di svolta nella vicenda dei precari siciliani della pubblica amministrazione. Lo ha detto la parlamentare del PD Maria Iacono, che con il parlamentare Angelo Capodicasa ha presentato il subemendamento in Commissione Bilancio. Il testo, spiega la Iacono, consente lo slittamento al 31 dicembre 2014 del termine per procedere alla ricognizione dei comuni in grado di stabilizzare e comporre le liste regionali dei precari, e di fatto garantisce anche la proroga dei contratti ai precari dei comuni che, avendo sforato il patto di stabilità, non sarebbero stati nelle condizioni di farlo. Abbiamo scritto, prosegue la Iacono, una bella pagina al lavoro parlamentare fin qui svolto sulla questione dei precari siciliani, che mi ha vista impegnata costantemente per la giusta risoluzione del problema, perché senza le misure correttive contenute nel nostro subemendamento lo sforzo meritorio e coraggioso del governo non avrebbe raggiunto gli obiettivi attesi, con la conseguente e drammatica prospettiva di una inevitabile e irreversibile espulsione di moltissimi lavoratori dai circuiti occupazionali. Sono molto soddisfatta, conclude, e adesso insieme ai colleghi parlamentari eletti in Sicilia attendiamo fiduciosi l'approdo della legge di stabilità in aula, con la certezza che grazie al nostro provvedimento daremo un minimo di serenità a tutti quegli uomini e quelle donne che per decenni hanno rischiato di perdere il diritto al lavoro e la speranza nel futuro. Vinta questa battaglia e ottenuto questo risultato, diventato negli ultimi giorni per nulla scontato, afferma il parlamentare Tonino Moscat, abbiamo ripreso il nostro lavoro per proporre una soluzione definitiva che consenta ai tanti lavoratori di uscire dallo stato permanente della precarietà.
una considerazione, mi è d'obbligo in questa battaglia. Noi parlamentari del PD siamo stati al fianco dei tanti lavoratori precari della Sicilia conducendo una battaglia di senso. Se la vicenda non si fosse risolta positivamente, continua Moscat, eravamo pronti a non votare il provvedimento, al contrario di altri che si professano per i cittadini dalla parte della gente e non solo non sono stati della battaglia, ma in molti casi li abbiamo trovati dall'altra parte a contestare la proposta. Penso che questo debba far riflettere, conclude Tonino Moscat. Il sindaco di Agrigento, Marco Zambuto, ha scritto un'altra delle sue letterine, ma ha sbagliato destinatario. Infatti adesso il suo riferimento è il sindaco Renzi o no? Così affermano i consiglieri comunali di Agrigento dei gruppi del Patto per il Territorio, Forza Italia e Nuovo Centrodestra, che spiegano: apprendiamo che Zambuto ha scritto una lettera a Crocetta affinché sia revocata la revoca del finanziamento di 250.000 euro a favore della chiesa di San Calogero. Condividiamo il merito dell'iniziativa e non invece il metodo e la forma. Alcuni giorni addietro, infatti, a danno di Agrigento ed in particolare di Villa Sete Monserrato, sono stati revocati dall'Unione Europea non 250.000 euro, ma oltre 6 milioni di euro per gli interventi di riqualificazione delle due frazioni agrigentine. E ciò perché gli oltre 6 milioni di euro non sono stati utilizzati entro il termine imposto. A fronte di tale scempio, il sindaco Zambuto ha contrapposto il silenzio assoluto. Nessuna letterina. Adesso viva San Calogero sempre. Zambuto si è rivolto a Crocetta, quando invece il suo interlocutore politico di riferimento, Matteo Renzi, è al governo del paese e da Renzi occorre che il sindaco indirizzi le sue letterine. A meno che Renzi e il PD non lo abbiano già scaricato. Nell'Assemblea Nazionale del PD leggiamo il nome di tanti sindaci d'Italia. Manca Zambuto. Sarà forse una casualità? Il consigliere comunale di Agrigento, Simone Gramaglia, si è rivolto e lancia un appello all'amministrazione comunale affinché si intervenga tempestivamente a rimedio dello sversamento della condotta fognaria a Cannatello. Simone Gramaglia recepisce e rilancia così quanto denunciato dal comitato di quartiere di Cannatello, allarmato dall'ennesimo guasto insorto alla condotta fognaria. Gramaglia afferma: già in passato la rottura fognaria a Cannatello è stata riparata, adesso il problema si è riproposto nella sua gravità insostenibile per i residenti ed urgono interventi tampone. Il sindaco di Agrigento Marco Zambuto presenta la stagione teatrale al Pirandello. Conferenza stampa, gli impegni e i dettagli. Vediamo. Con non poche difficoltà la stagione teatrale del Teatro Pirandello comunque salva. La stagione teatrale parte, salviamo il Teatro Pirandello nonostante un trasferimento assolutamente ridicolo della regione siciliana. Quest'anno sono stati trasferiti 16.000 euro, appena 16.000 euro, che voleva significare chiudere il Teatro Pirandello. Salviamo la stagione teatrale, salviamo il Teatro Pirandello, questo lo facciamo grazie a un raccordo fatto con il Parco Archeologico della Valle dei Templi, per cui utilizzeremo parte dei proventi del Parco Archeologico della Valle dei Templi per garantire la copertura del costo del cartellone teatrale. Voglio sottolineare come il cartellone teatrale, al cartellone teatrale abbiamo dato una riduzione di costo di circa il 30%, oggi complessivamente costerà all'incirca 120.000 euro che, ripeto, saranno garantiti integralmente da un lato dai proventi del parco archeologico e dall'altro lato dallo sbigliettamento. È un grande risultato che otteniamo per la città, che otteniamo soprattutto mantenendo aperto il teatro. Oggi c'era il rischio, per non dire quasi la certezza, che il teatro dovesse chiudere. Tenuto conto di questi trasferimenti fatti dalla regione siciliana, mi pare la cosa che più voglio sottolineare il silenzio assordante da parte di tanti parlamentari e deputati, ma soprattutto qua anche consiglieri comunali pronti a lamentarsi di tutto e di più, ma poi nelle cose serie e concrete di questa città non esserci mai. Intanto viene sospeso la fondazione Teatro Pirandello.
viene sì, congelata. D'altronde, preso atto di un trasferimento di questa natura, non c'era motivo e ragione di continuare a tenerla, diciamo, operativa, però la cosa importante è che manteniamo aperto il teatro e la stagione teatrale. Con non poche difficoltà il teatro comunque rimane aperto. Sì, è una scommessa vinta, nonostante aveva deciso la regione siciliana e i suoi rappresentanti di chiuderlo. Noi lo teniamo aperto con delle risorse che reperisce il sindaco, lo teniamo aperto con uno sforzo fatto per ridurre al minimo i costi e con l'aiuto di abbonati e fruitori in genere che, allettati da un programma assolutamente importante di livello alto, verranno e frequenteranno e continueranno a frequentare questo teatro. Riusciamo a fare a meno degli altri, questo lo stiamo dimostrando con un cartellone assolutamente eccezionale. Quando inizierà? Inizierà il 24 di gennaio, diciamo con un mese di ritardo. Abbiamo aspettato fino all'ultimo che la regione rinzavisse e ci destinasse alcune risorse, ma Agrigento è cancellata dalla regione siciliana, che dà i soldi a Catania, a Messina, a tutti i teatri della Sicilia tranne ad Agrigento. Qualcuno dovrebbe spiegarci perché, e i parlamentari dovrebbero spiegarlo agli elettori, perché oggi il teatro, domani non so i servizi sociali, un altro giorno ancora le strade o le scuole o gli ospedali. Questa è una città cancellata, bisogna cambiare tutta la classe parlamentare, politica, burocratica probabilmente, perché poi alla fine comandano i burocrati, sapete, i politici sono quasi inutili ormai, che volete che vi dica. Il saccense Giuseppe Montalbano è stato riconfermato vicepresidente della CNA nazionale. La delegazione agrigentina, che ha partecipato ai lavori dell'Assemblea nella capitale, è appena tornata a casa con un importante risultato. Siamo certamente molto soddisfatti dall'esito del voto, spiegano il presidente e il segretario provinciale della Confederazione Mimmo Randisi e Piero Giglione, reduci dalla trasferta romana per altri 4 anni. Avremo ancora un nostro autorevole rappresentante ai vertici dell'associazione, che sarà guidata al piemontese Daniele Vaccarino. E la conferma che la CNA di Agrigento ha lavorato e continua a lavorare bene e con profitto. Uno sforzo ed un impegno sia in termini di adesioni che in termini di iniziative e contenuti, che trovano ampia condivisione e riconoscimento fuori dai confini provinciali e isolani. La riconferma di Giuseppe Montalbano a vicepresidente nazionale della CNA è motivo di grande soddisfazione per l'ente camerale, dove ricopre la carica di componente della giunta esecutiva, e per tutto il mondo produttivo provinciale, al quale continuerà a dare il suo qualificato ed autorevole contributo. È il commento del presidente della Camera di Commercio di Agrigento, Vittorio Messina. Verranno consegnati entro questa settimana i lavori per il primo tratto della riqualificazione di Via Roma, con la consegna dell'area per avviare il cantiere. I lavori, realizzati con fondi comunali, interesseranno il primo tratto della Via Roma, dalla sbarra fino all'altezza di Via Baresi. Successivamente si procederà alla cantierizzazione del secondo e del terzo tratto della via, per riuscire a ultimare il tutto entro la fine della primavera prossima. Prende così il via il grande progetto di risistemazione della Via Roma, che con i suoi negozi e locali pubblici è un'attrattiva della cittadina. Si inizierà con la raschiatura dell'asfalto per la posa del basamento lavico nero, in modo da far tornare la suggestione dell'antica via Marina così com'era nel passato. All'altezza di Piazza Kennedy verrà realizzata una fontana con giochi d'acqua tra palmizi e nuovi arredi urbani. L'obiettivo, ha evidenziato il sindaco Lillo Firetto, è quello di restituire agli empedoclini la via Roma con le caratterizzazioni storiche dell'antico borgo marinaro.
Domani mattina, giovedì 19 dicembre alle 11.30, presso la sala consiliare del comune di Realmonte, si terrà la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria al generale di brigata dei carabinieri Giovanni Iacono, 60 anni, nato a Venezia da genitori di Realmonte, comandante della regione Carabinieri Veneto di stanza a Padova. A conferire la cittadinanza onoraria sarà il sindaco Piero Puccio e il presidente del Consiglio Comunale Antonino Sciarrone. Ultima pausa pubblicitaria, a tra poco. L'Acragas Volley ha ingaggiato la fortissima e talentuosa schiacciatrice modicana Fabiola Ferro, 26 anni, 1,79 d'altezza. La società bianco-azzurra, con l'importante supporto del direttore sportivo Luigi Allegra, riesce nell'impresa di portare ad Agrigento la titolata volleista proveniente dalla Polis Caseificio Maldera Corato di B1 e richiestissima da numerosi club di categoria superiore. Fabiola Ferro, che vedete nella foto, cresce professionalmente nel vivaio del Pro Volley Team Modica. Ha militato nelle due ultime stagioni tra le fila del Gela, portandolo insieme all'intero team alla promozione in B1 al suo primo anno siciliano. Precedentemente ha giocato in B1 a Città Ducale, 3 anni con il Genova, ancora prima a Potenza, e ha avuto esperienze nella Teodora Ravenna, sempre nella stessa serie. La società dell'Acragas Volley ringrazia i dirigenti del Corato e i procuratori della giocatrice per aver portato a buon fine ed in maniera celere la trattativa. Con questa notizia di pallavolo femminile chiudiamo l'edizione di oggi del TG98. Grazie come sempre per la cortese attenzione. Vi lascio alle previsioni meteo. Un saluto da Alex Guarini di trebimeteo.com. L'anticiclone delle Azzorre tende ulteriormente ad attenuarsi sull'Italia, favorendo nel corso di giovedì l'ingresso di una perturbazione atlantica. Arriveranno quindi le prime piogge a partire dal nord-ovest sul medio-alto versante tirrenico, mentre al centro-sud prevarrà ancora il bel tempo. Andiamo a vedere le temperature minime intanto, che non subiranno variazioni significative. Stesso discorso anche per le massime, con punte più gradevoli fino a 15-16 gradi sui versanti tirrenici e sulle isole maggiori. Ma vediamo quindi il taglio previsionale riferito alle regioni del nord, che vedranno questo peggioramento a iniziare nel settore di Ponente, con piogge in pianura e nevicate in montagna a partire dai 1200-1300 metri, con precipitazioni che poi entro sera si porteranno fin verso i settori orientali. Attenzione però, perché poi entro la notte qualche debole nevicata potrà scendere fino a quote collinari tra Liguria e Piemonte. Al centro il tempo tende a peggiorare sull'Alta Toscana, con prime precipitazioni che entro sera poi si porteranno fin verso l'Alto Lazio. Continua a prevalere il bel tempo sul versante adriatico, con tendenza poi a graduale aumento della nuvolosità nel corso della serata. E infine al sud, aumento delle nubi sulla Campania, ma senza fenomeni. Prevale il bel tempo invece altrove, soprattutto sul versante adriatico e la Calabria, tende a peggiorare sul nord della Sardegna invece entro sera. Per il momento è concluso, vi ringrazio per la cortese attenzione e continuate a seguirci su trebimeteo.com.